Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parliamo di una mod aggiornata 1.7.10 molto interessante e molto semplice. La mod di cui andiamo a parlare oggi si chiama Void Decay e genera questa malattia nel mondo. Questa malattia può essere tramite config scelta appunto a che velocità deve mangiare e consumare il mondo. Allora, la logica sarebbe scappare immediatamente da questo void che si comincia a generare nel mondo e praticamente creare una soluzione. In questo caso ci sarebbe l'unica come soluzione, la Cleanse TNT. La Cleanse TNT è molto difficile da fare, bisogna fare una Nether Star, 4 Potion of Healing e 4 TNT, quindi ci vuole una bella Nether Star. Quindi conviene allontanarsi tantissimo e nel tempo che abbiamo cercare di rushare verso la Nether Star e cercare di recuperare tutto il tempo per poter curare il mondo. Per quale motivo? Perché queste cose nascono da sole. Questo void nasce da solo e mangia tutto, sta corrompendo tutto il mondo, vedete? E la cosa interessante è che spawna naturale e può essere spawnato anche con la void TNT. La void TNT si fa al contrario con i Wither Skeleton Skull, e cioè ad esempio la nostra bella Nether Star e 4 TNT, e praticamente genera questo void. Quindi volete fare uno scherzo molto pesante ai vostri amici? Sbam! Usate la void e vi genera un'area fatta di void, guardate! Guardate che roba! E poi dopo, se invece volete salvare il vostro mondo, dovete riuscire appunto a fare questa Cleanse TNT, che dovrebbe pulire. Non so quanta area pulisca effettivamente, vediamo un po'. Vedete ragazzi, non ve ne basterà una, quindi dovrete craftarne molte di più per riuscire a salvare il vostro mondo. Cioè ci vorranno diverse Nether Star ragazzi. E il bello è che questa enorme piaga continuerà ad allargarsi, quindi dovete essere velocissimi, perché sennò addio mondo. Vedete? Guardate, ha mangiato tutto qua sotto, Vedete? Oddio, è una cosa assurda, è una piaga che si allarga, ragazzi. Va bene, ragazzi, questa era la mod di oggi, Void Decay, una mod molto particolare che può essere introdotta magari in un pacchetto hardcore con un tempo limite per poter andare avanti nel pacchetto, sarebbe molto figo effettivamente. E niente ragazzi, spero vi sia piaciuta, come al solito vi invito a lasciare hashtag utile, hashtag inutile qua sotto nei commenti. E se vi piace ragazzi, va bene? Dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft Mod.